Ciao, sono il dottor Alexandre Amato, chirurgo vascolare dell'Istituto Amato. Oggi parlerò degli 8 segnali che possono indicare che hai l'ipedema. Quindi, avere questa conoscenza può aprirti porte, può aiutarti a cercare una qualità di vita migliore. È un argomento importantissimo per tutte le donne del Brasile, ma prima di tutto approfitta, clicca lì sotto. Sul pulsante iscriviti per entrare nel nostro canale YouTube e ricevere i migliori contenuti sulla salute. E non dimenticare di seguirmi anche su Instagram all'account Dr. Alexandre Amato. Ci sono un sacco di contenuti inediti anche lì su Instagram. Dai, seguimi anche lì. Quindi, il lipedema è quella deposizione di grasso negli arti inferiori. Colpisce sotto la vita o gli arti superiori, risparmia l'addome, il tronco. È un grasso malato, un grasso che porta sintomi come dolore, stanchezza, pesantezza. Allora, quali sono i 8 principali segnali che possono indicare che hai il lipedema? In primo luogo è la sproporzione. È questo grasso lipidico negli arti inferiori e superiori che non riesci a eliminare facilmente. Qualsiasi trattamento per l'obesità, come la dieta, l'esercizio fisico non mirato all'ipedema, non permette che questo grasso vada via facilmente. Quindi questo grasso si accumula col passare del tempo e non va via facilmente. La seconda caratteristica è l'inizio, in qualche momento, di grande variazione ormonale. Quindi è molto frequente che il lipedema inizi, sebbene porti già la genetica da prima, ma inizi i sintomi in un momento di grande variazione ormonale della donna, che potrebbe essere la pubertà, una gravidanza o anche la menopausa. Esistono altri fattori scatenanti, ma la variazione ormonale è la più frequente di tutte. Il terzo segno è che questo grasso risparmia le mani e i piedi. Tuttavia, in fino al 30% dei casi può esserci una piccola deposizione, un cambiamento della caratteristica delle mani e dei piedi, o per un'associazione con il linfedema, o per un cambiamento dell'elasticità di questo tessuto connettivo. Il quarto segno, anch'esso molto frequente, è la presenza di lividi, ecchimosi, ematomi sulle gambe. Può verificarsi anche sulle braccia, soprattutto nei momenti di maggiore infiammazione dell'ipedema. Succede che questi lividi compaiono, molte volte con un piccolo trauma di cui nemmeno ti ricordi. Compaiono, vari, compaiono in punti erratici, momenti che non immagini. Quindi questa comparsa che suggerisce una fragilità capillare è uno dei segni importanti nella diagnosi dell'ipedema. Il quinto segno è la presenza di noduli palpabili sotto la pelle. Quindi immagina sulla coscia una pelle in cui puoi palpare e sentire noduli sotto. Ho sentito persone descriverlo come un sacchetto di sago sotto la pelle, un sacchetto di lenticchie, di mais, questa sensazione di noduli, che possono essere noduli più piccoli o noduli più grandi, può suggerire la presenza dell'infiammazione dell'ipedema. Quindi è uno dei segnali importanti per la diagnosi di questa malattia. Il sesto segnale è l'allargamento della gamba resistente all'elevazione. Cosa significa? È quella sproporzione. Tra la parte superiore e quella inferiore del corpo, con una simmetria tra il lato sinistro e il lato destro. E quando si solleva la gamba, questo volume della gamba, questo gonfiore, non diminuisce. Non diminuisce perché è più tessuto adiposo che realmente gonfiore. Sebbene porti tutta questa sensazione di gonfiore, di edema delle gambe, è evidente che quando si sollevano le gambe, in caso di insufficienza venosa o di linfedema, per esempio, queste gambe diminuiscono di volume e nell'ipedema questo non succede. Sollevi la gamba e non c'è questa diminuzione volumetrica degli arti inferiori. Il settimo segno è il segno di Godé o segno di cacifo, come lo chiamiamo noi medici. Ora, per voi cosa significa questo? Cos'è il segno di Godé? Il segno di Godé è quando premiamo e si forma un buco. Questo buco potrebbe essere piccolo o molto grande. Può suggerire liquido fuoriuscito dalla cellula, nell'interstizio.
Questo è l'edema. Nell'ipedema, il segno di Godet può essere positivo o negativo. Può esserci o meno la depressione. Di solito, se presente, è discreta e non forma un buco così grande. Io sto parlando di un buco, non di premere e far diventare bianco. Questo è molto importante. Quindi questo edema può essere presente o meno e nelle fasi più avanzate della malattia può essere più frequentemente presente. E l'ottavo segno di cui volevo parlarvi è la presenza di altri membri della famiglia affetti dalla malattia. Quindi, essendo una malattia con caratteristica genetica, con caratteristica ereditaria, è molto frequente trovare altre donne nella famiglia con questa malattia. E questo è uno dei motivi per cui le persone dicono che è una composizione corporea della famiglia. Ah, questo è il corpo della famiglia. Ah, tu segui la famiglia della madre o la famiglia del padre. Quindi tutte le donne della famiglia del padre hanno questa composizione corporea e tu hai preso questo lato della famiglia. Questo, preso questo lato, è la caratteristica ereditaria della malattia, poiché gli uomini molto raramente presentano il lipedema. Questa malattia può saltare generazioni. Può essere che alcune donne non lo abbiano, perché non c'è stato ancora il fattore scatenante infiammatorio, come ho detto. Può essere che si manifesti solo più avanti, in menopausa, o può essere prima, in pubertà. Quindi può essere che qualcuno non l'abbia ancora sviluppato, ma è molto frequente la presenza di altri membri della famiglia con questa caratteristica di deposito di grasso negli arti. Questi sono gli 8 principali segni descritti nell'ultimo guideline pubblicato per la diagnosi dell'ipedema. Ti è piaciuto il nostro video? Iscriviti al nostro canale, condividilo con le tue amiche, invialo a quell'amica che pensi possa avere un lipedema. E alla prossima!